Buongiorno. Allora, siamo ripartiti. Tornano queste pillole dimagranti dopo mille resistenze, dopo mille parto, riparto, chissà, e dopo mille scuse, dopo 2 mesi di cose che non vi sto a dire, che sapete, che hanno chiaramente cambiato completamente la mia vita. Oggi ripartiamo con le pillole dimagranti. Non vi nego che ho forzato in tutti i modi. Ogni mattina mi davo una scusa e dicevo: ah, oggi non ho i capelli a posto. No, vabbè, oggi è venerdì, lasciamoli mangiare. Ogni giorno c'era una scusa per non ripartire, perché chiaramente dopo un periodo così brutto, così drammatico, è difficile rimettersi. Comportarsi come se nulla fosse accaduto, per cui ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa per, come ho scritto qualche volta, trasformare il dolore in amore, e un grande lavoro su me stessa per superare questo periodo abbastanza pesante, però ci sono, quindi cerchiamo di mettere da parte le cose, i pensieri brutti, i ricordi brutti. E mi si è anche spento il click delle lacrime, quindi neanche piango più, per cui tranquilli che non mi vedrete piangere, perché non so se è una cosa positiva, ma neanche piango più. Allora, fra un mese è Natale. Ripartono queste pillole dimagranti di Nadia Cacciotti, quindi questo vuol dire che se riesco tutti i giorni, sicuramente il lunedì, il mercoledì e il venerdì partiremo con delle news, delle pillole che vi aiuteranno ad arrivare a Natale un po' più magri di oggi, considerando che fra un mese è Natale, siamo in pieno Natale, in piena settimana natalizia, e quindi si mangerà sicuramente. Cerchiamo di prevenire, quindi se ci rimbocchiamo le maniche, probabilmente riusciamo ad arrivare a Natale con quei 3 o 4 kg di meno, quantomeno con una sensazione di leggerezza che ci permette poi di essere un pochino più liberi a Natale. E poi da gennaio non ce ne sarà per nessuno, saremo tutti quanti verso un percorso di sano benessere, di sano dimagrimento. Quindi cose da fare, mettiamoci subito al lavoro, cose da fare da subito, da oggi, per essere sicuri poi di arrivare a fine settimana con un buon risultato. Per esempio, potreste pesarvi e vediamo che cosa succede da oggi a venerdì, per esempio. E questa è la prima cosa. Poi vi ricordo le regole di base che voi conoscete benissimo, ma io ve le ricordo. In modo che da oggi iniziamo con queste. Prima regola, fare colazione. So che molti di voi non fanno colazione, ed è sbagliatissimo. Il metabolismo di prima mattina è molto, molto, molto alto. Quindi evitare la colazione di prima mattina vuol dire, è come se mettessimo il freno a mano. Per cui è necessario, è importante fare colazione di primo mattino. Qual è la colazione migliore? Io dico sempre che se non si è a dieta, ma semplicemente si cerca di mangiare bene, la colazione potrebbe essere il momento dove possiamo gratificarci con qualcosa che ci piace. Chiaro che il tiramisù o qualunque altro dolce non è una cosa sana, ma se devo scegliere di mangiarlo, lo mangio per esempio di primo mattino. La colazione che io preferisco è o il porridge che si fa con i fiocchi di avena, vi darò poi la ricetta nei prossimi giorni, oppure dell'orzo, perché l'orzo è un pochino drenante, ha un blandamente lassativo, quindi dell'orzo senza zucchero, oppure con un pochino di zucchero di canna, con un cucchiaino di miele, con dentro cereali integrali o delle fette biscottate con un filo di burro e marmellata senza zucchero. Oppure scegliete la colazione che volete voi, l'importante è che fate colazione. Dopodiché stop agli zuccheri, però vi ricordo che 3 bustine di zucchero al giorno alla fine dell'anno regalano quei 2-3 kg così, senza motivo. Quindi quei 2-3 kg di troppo ogni fine anno possono essere quelle 3 bustine di zucchero al giorno. Quindi cerchiamo di fermarci con gli zuccheri raffinati. Quindi si fa la colazione e come spuntino di metà mattina solitamente si sceglie per comodità tra la frutta, uno yogurt o della frutta secca. La quantità di una tazzina da caffè piena di frutta secca è l'ideale per abbassare il colesterolo, perché la frutta secca contiene quei grassi buoni che mangiano i grassi cattivi, oppure lo yogurt, oppure un frutto. La frutta un pochino più pesante, tipo la banana, tipo i cachi, tipo l'uva, questi un pochino più calorici, si possono mangiare tranquillamente a metà mattina. La frutta più leggera, tipo la mela, che ne so, la pera, il melone o altro, si può mangiare di pomeriggio.
Cercate di dissociare i carboidrati, quindi pane, pasta, riso, farro, orzo, kamut, couscous, polenta. Intanto utilizzate gli integrali perché si riduce del 50% l'assorbimento delle calorie ed hanno un indice glicemico basso. Poi dissociate, cercate di mangiare carboidrati a pranzo e proteine la sera. Questo perché? Perché lo stomaco per digerire i carboidrati utilizza un succo gastrico amidaceo, tant'è che i carboidrati vengono già precomposti in bocca, vengono trasformati in zucchero grazie alla ptialina che è un enzima presente nella saliva. Le proteine hanno bisogno di un succo gastrico anche di tempi diversi, un succo gastrico più acido e tempi diversi. Per cui non è una legge, sapete che io non sono un dietologo, non sono un nutrizionista, sono una naturopata. E quindi la mia indicazione, il mio consiglio è semplicemente, se volete perdere un pochino di peso, dissociate i carboidrati dalle proteine. Per cui a pranzo potreste mangiare un piatto di pasta integrale con un contorno vicino e la sera un secondo e un contorno senza pane, per esempio. O il contrario. A pranzo un'insalatona col tonno, del formaggio fresco col contorno, piuttosto che dei legumi con un contorno e la sera, per esempio, dei carboidrati. Ok? E chiaramente quelle quantità tenetevi voi, evitando di ridurre troppo perché poi il rischio è di abbassare il metabolismo. Tutto quello che vi sto dicendo, chiaramente, sono consigli che riguardano, possono essere applicati da persone sane, persone che hanno qualche problema di salute, chiaramente non devono considerare questo come qualcosa che va a sostituire quello che loro stanno facendo, consigliato da nutrizionisti, medici o quant'altro. Poi, cos'altro si deve fare? Si deve bere quel famoso almeno 1 litro di acqua al giorno, di liquidi, quindi tisane senza zucchero, acqua, camomille, qualunque cosa, purché si beve. Bere lontano dai pasti aiuta a dimagrire. Bere durante i pasti che cosa fa? Annacqua. Scusate il termine, ma annacqua proprio i succhi gastrici e quindi riduce i tempi di digestione. L'altra cosa da fare è la sera quella bella tisana di miele e cannella che pare stimoli fortemente il metabolismo. Adesso vi dico come si fa la tisana di miele e cannella, però apro una parentesi sulle tisane. Allora, non è che le tisane facciano dimagrire come qualcuno pensa. Io spesso vi pubblico delle tisane, poi qualcuno mi contesta e mi dice: sì, ma le tisane non fanno dimagrire, sembra che tu stia inviando un messaggio distorto. No, io non dico che le tisane fanno dimagrire. Io dico che se io mangio sano, vado a camminare, ho un atteggiamento mentale positivo, vedo l'alimentazione come una sfida e non come un limite. Aggiungo delle tisane, vuol dire che sto inviando intanto dei messaggi a me stessa, che è quello mi prendo cura di me, mi voglio bene e inconsciamente riesco a resistere meglio alle tentazioni. L'altro è che le tisane obiettivamente fanno bene, per cui se io bevo il litro di acqua con zenzero e limone, alla fine della giornata ho bevuto il litro di acqua. Ho alzato il metabolismo perché lo zenzero stimola il metabolismo. Questa non è che me la sono inventata io così. Così come la tisana di miele e cannella la sera che fa dimagrire, aiuta sicuramente a dimagrire. Chiaro che se bevi la tisana e il giorno mangi la cioccolata, il giorno mangi la pasta e mangi il pane, la tisana non funziona. Ma se prendo la tisana e mangio sano, probabilmente la tisana è un aiuto in più. Ok? Quindi è come. Se hai il colesterolo e il medico ti dà il farmaco per il colesterolo, non è che il farmaco per il colesterolo ti abbassa il colesterolo, il farmaco per il colesterolo insieme con un'alimentazione equilibrata ti aiutano a ridurre il colesterolo. Quindi quando si scrive tisana sblocca peso è perché è una tisana che aiuta ad alzare il metabolismo, per cui agisce sul metabolismo. Se io scrivo tisana drenante, non è che la tisana drenante ha l'effetto diuretico di un diuretico che si prende come farmaco per altri tipi di problemi, ma sicuramente stimola la diuresi. Per cui in questo momento, in questa settimana, in questa situazione, io vi consiglio di aggiungere a tutti i consigli che vi ho appena dato la tisana di miele e cannella, se vi piace, e vi dico come si fa. Allora, intanto la tisana di miele e cannella si assuma almeno 2 ore dopo cena. Dopodiché si fa così, si fa bollire la quantità di un grande bicchiere di acqua. Insieme si aggiunge un cucchiaino di miele, mezzo cucchiaino di cannella e si fa bollire tutto questo per 10 minuti. Dopodiché si toglie dal fuoco, si mette nel bicchiere e si può bere anche fredda. L'importante è berla almeno 2 ore dopo cena. Si fanno bollire gli elementi insieme e così si uniscono tra di loro. Se c'è il problema con la cannella, perché la cannella ci dà fastidio quella sensazione di polverina della cannella,
Allora possiamo far bollire nella pentolina sempre la quantità di un grande bicchiere di acqua con, non ho gli occhiali, vedo che mi state scrivendo, poi vi leggo e vi rispondo. Si fa bollire nel pentolino due stecche di cannella, di quelle piccoline, finché non sentite bene l'odore della cannella che è sprigionato per casa, per cui vuol dire che si è sprigionato il principio attivo della cannella. Dopodiché, gli ultimi 5 minuti aggiungete il cucchiaino di miele, fate bollire insieme e togliete le stecche di cannella e la bevete così. Bere la tisana di miele e cannella per un mese ci aiuta ad eliminare quei 2-3 kg insieme con l'alimentazione sana ed equilibrata, che ci consentono di arrivare a Natale un pochino più sgonfi, perché sapete qual è il rischio? Molte persone stanno utilizzando questo tipo di pensiero che è distorto, che non va assolutamente bene, cioè dire, tanto sta per arrivare Natale, quindi inutile che adesso io mi metto a dieta, perché devo mangiare perché arriva Natale, a gennaio ci penserò. Questo tipo di comportamento, di pensiero, sapete che cosa fa? Nella mente ci autorizza a fare tutto quello che vogliamo, e il rovescio della medaglia di tutto questo è che noi a gennaio, l'8 di gennaio, potremmo essere tranquillamente 5-6 kg più di oggi, e lì è veramente dura poi. Se invece utilizziamo un atteggiamento che è, mi preparo, a Natale mi lascio un pochino andare, mangio tranquillamente, vi spiegherò io, vi aiuterò io a controllare, monitorare la situazione, arrivate a Natale con il peso perso, sicuramente vi sentirete più leggeri, più sgonfi, a Capodanno indosserete il vostro vestito nel miglior modo possibile, e dall'8 di gennaio, quando volete voi, iniziamo a fare le cose seriamente per arrivare poi alla primavera non, preparati a quella che sarà l'estate. Quindi le dirette saranno brevi, così non vi stancherete di me. Domani non ci possiamo vedere, forse domani sera, ma non sono sicura. Dopodomani sicuramente ci vedremo. Se non ci vediamo domani, non vi preoccupate, perché comunque vi pubblico qualcosa sulla pagina. Aiutatemi a diffondere a tutti gli amici che sono tornata. Questo mi darà una grande spinta motivazionale ad aprire questi live quotidiani per supportarvi. E indirettamente, voi non lo sapete, ma per me questo è terapeutico in questo momento della mia vita. Quindi, nel ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me in questi 2 mesi, i messaggi privati, il sostegno, la forza, tutto quello che mi avete dato, prometto che non parlerò più di questa cosa nei prossimi tempi, però oggi era doveroso ringraziarvi tutti quanti e spiegarvi perché sono sparita. Il destino ha voluto decimarmi la famiglia in 2 mesi, quindi non ho più mio fratello, non ho più mio papà. Ho mia mamma, ho tutto quello che mio fratello e mio papà mi hanno dato in questi 50 anni di vita insieme, e li porterò con me, e ho fatto una promessa a loro, una promessa a me stessa, che è quella di trasformare il dolore in amore. Quindi prendetevi tutto questo amore.